Grazie per essere qui a questa prima lezione che affronta alcuni dei temi più importanti che Sturz si è trovato a vivere in tutto il suo percorso umano, cioè il rapporto, diciamo, tra la sua fede adamantina, seria, è l'impegno politico quotidiano al quale non si è mai sottratto. Un impatto tra due identità che non è mai stato scisso nella vita di Sturz e che Sturz ha gestito in maniera anche molto sofferta, in una vita lunga che ha attraversato buona parte della storia italiana unitaria. Sturz nasce nel 1871 in Sicilia, Caltagirone, e muore nel 1959 a Roma. Quindi, andando proprio a tratti molto, molto rapidi, Sturz nasce e vive in tutta la fase di aggregazione dello Stato nazionale, lo Stato liberale, lo Stato di diritto liberale, è spettatore e partecipe della crisi dello Stato liberale, era il segretario del Partito Popolare, è solamente spettatore della stagione del fascismo in quanto Sturz è in esilio per oltre 20 anni, prima a Londra, poi alla fine a New York, o in America, sono negli Stati Uniti, e in Italia nella rinascita repubblicana fino alla morte. Quindi diciamo che se noi ci mettiamo a studiare la storia d'Italia, la possiamo studiare anche dall'ottica sturziana. Il fatto è che questi tratti che io vi ho dato fanno di Sturz una personalità molto complessa, perché in lui si accumula l'esperienza del sacerdote, l'esperienza del politico, l'esperienza dello studioso, e quindi diventa una delle personalità pubbliche più complesse della storia d'Italia tra 8 e 900. Perché la sua identità religiosa è un'identità che gli è stata riconosciuta da tutti, sia in senso positivo che in senso negativo, ma se prendiamo per esempio una citazione unica della sua identità religiosa, Arturo Carlo Jemolo, nella storia della Chiesa in Italia, lo chiama sacerdote piissimo. È un brutto superlativo, piissimo, però Carlo Arturo Jemolo lo usa. Apostolo delle genti usano quest'altra terminologia molti altri studiosi. Sturz di fatto si vantò, per quello che poteva vantarsi un sacerdote, di riuscire a dimostrare che ogni esperienza umana, anche l'esperienza politica, non solo va affrontata secondo i canoni laici, iuxta propria principio, secondo quello che la politica richiede che si faccia, ma va vissuta ineliminabilmente e continuamente come un'occasione, la vita attiva, di quella che Sturz chiamava occasione di santificazione personale, la vita politica come occasione di santificazione personale. Questo fu il difficile percorso che egli fece nella vita, con molte sofferenze, pagando dei prezzi altissimi per la sua libertà e la sua identità. Sturz era nato nel cuore della Sicilia, può darsi che sia una famiglia d'origine tedesca, si narra, si scrive, si lavora in questo senso per capire commercianti tedeschi trapiantati non a Caltagirone, ma un paese vicino a Caltagirone. Cioè, comunque lui era figlio di una piccola nobiltà calatina, una famiglia pissima, aveva una sorella suora e un fratello Mario destinato a diventare vescovo di Piazza Armerina, Eddie Sturz Luigi. Frequentò il seminario di Acireale, poi studiò filosofia, venne a laurearsi qui alla Gregoriana di Roma
E la sua ambizione, almeno a quello che lui raccontava da giovane, era quella di avere una cattedra di filosofia a scuola, all'università. Si sentiva avvocato soprattutto agli studi filosofici, ed era abbastanza normale che i giovani preti, almeno quelli intelligenti, quelli che non facevano attività molto ristrette dal punto di vista intellettuale. A Roma si narra, lo sottolinea soprattutto De Rosa, ma insomma simbolicamente è abbastanza vero, nel 1895 questo pretino siciliano andava facendo le benedizioni prepasquali in qualche quartiere periferico di Roma e dopo aver visitato alcune delle case di questa periferia, Sturzo ebbe a scrivere in un suo diario che per più giorni mi sentii ammalato, non presi cibo, tosto mi procurai della letteratura sociale, cercai di sapere quel che facevano socialisti e umanitari, di ben informarmi su leghe e cooperative. Questo vuol dire, con una retorica raffinata, un discorso poi raffinato retore, voleva dire che l'incontro, l'impatto con la realtà sociale in qualche modo mi portò ad interessarmene in maniera consapevole. Cioè vedere la sofferenza umana, la povertà, eccetera, eccetera, mi fece capire che la vita sacerdotale non era solamente vita di preghiera o di devozione, era soprattutto vita di devozione, ma era anche vita sociale. Quindi libri, studi, e in effetti Sturzo diventa una macchina da guerra, potremmo definire. Io non ho conosciuto, insomma, con la mia piccola esperienza che poi ho avuto di storico su altri archivi, anche archivi importanti, nazionali e internazionali, io non ho mai visto una fecondità di lavoro così forte come quella di Luigi Sturzo. Era veramente straordinario, le archiviste forse possono testimoniare bene. Cos'era successo, a parte la visita a Pasquale? Era successo che nel 1891 la Chiesa aveva accolto un segnale nuovo, molto forte, da parte di un'enciclica importante, la Rerum Novarum di Leone XIII. Era un'enciclica che appunto proclamava, noi potremmo dire oggi con l'occhio degli storici, finalmente la nuova realtà sociale gravissima che il capitalismo aveva prodotto negli assetti sociali in tutto il mondo, ovviamente, non solamente in Italia, i ruoli diversi che avevano le associazioni sindacali rispetto alle istituzioni statali, cioè dava finalmente un quadro compiuto e soprattutto non totalmente negativo della vita, dell'impegno sociale. In fondo, cos'era che aveva fino a quel punto caratterizzato la visione cattolica della società e dello Stato? Beh, fino a quel punto l'ispirazione, soprattutto in Italia della Breccia di Porta Pia, della nascita, dell'insorgere, della questione romana, era stata una preclusione verso la vita politica. Sapete, non expedit, non si può né essere eletti né elettori, poi ebbe un po' il valore di una grida manzoniana, perché di fatto poi molti cattolici votavano, cioè. Ma a parte questo, l'idea fondamentale che è emersa, soprattutto per un grande maestro dell'economia e della sociologia, Giuseppe Toniolo, era l'idea che si potesse costruire una democrazia sociale. Cioè che la vera democrazia, i rapporti democratici, i rapporti che tendono all'eguaglianza degli uomini, alla trasparenza delle azioni, non sono i rapporti istituzionali legati alle politiche statali, ma sono i rapporti che si sviluppano nell'età, a livello, diciamo, di amministrazione sociale, come si diceva l'altro giorno quando è venuto a parlare da noi il presidente dell'ANCI, era una valvola sulla quale i cattolici, soprattutto, ma anche i socialisti, si erano applicati, che era la valvola
della presenza sociale fuori dalle istituzioni politiche. Erano quelle che i politologi chiamavano le forze antisistema, cioè antisistema politico. E i cattolici erano questo. Erano questo, sia diciamo alla parte destra, dice conservatrice, ma insomma anche profondamente innovatrice di Toniola, ma anche alla parte, diciamo, tra virgolette, ancora a sinistra, l'ala muriana. In fondo il discorso dei cattolici è un discorso di concorrenza forte con lo Stato liberale, lo Stato di diritto liberale. Almeno quando dico cattolici organizzati. Ecco, Sturzo, secondo me, è la prima grande cosa che intuisce, che secondo me è stata forse la cosa dal punto di vista politico, intuizione politica, più forte di Sturzo, era quella di capire che in Italia lo Stato post-unitario non si sarebbe mai democratizzato se non operando in qualche modo per la sua trasformazione. O si democratizza lo Stato o la democrazia non ci sarà mai. Cioè è un'illusione pensare che solamente il livello sociale garantisca uno status democratico. E perché? Questa fu un'operazione, a mio avviso, io ho sempre sostenuto nei miei scritti, fu un'operazione culturale di estremo interesse, perché il modello, diciamo, il modello culturale vigente negli anni tra a cavallo tra 800 e 900, era un modello dello Stato, una visione dello Stato, una visione giuridica che era propria di quello che si chiamava la scuola giuridica nazionale di Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano, scuola siciliana, pensate, sono stati i siciliani che ci hanno inventato lo Stato in Italia, gli uomini del Sud, da Spaventa fino a Santi Romano hanno inventato lo Stato. Ebbene, questa scuola giuridica, che era la scuola su cui studiavano tutti i ragazzi che facevano giurisprudenza, erano quei libri che leggevano. Cosa imparavano? Imparavano che tutti i diritti, da quelli civili a quelli politici, derivavano da progressive concessioni dello Stato. C'è lo Stato che lentamente rientrava dalle sue altissime prerogative, concedendo per esempio gradualmente il diritto elettorale, concedendo gradualmente il diritto d'associazione, concedendo gradualmente il diritto all'organizzazione dei partiti e via discorrendo. Questa è una visione che Sturzo chiama e definisce una visione statocentrica, una visione da combattere, una visione da abbattere. Ma con quale strumento? Secondo Sturzo lo strumento culturale cattolico era uno strumento inadeguato. Perché? Perché se da una parte c'era una visione statocentrica, i cattolici offrivano una visione prettamente sociocentrica, cioè il pensare che l'organismo sociale potesse in qualche modo, soprattutto nelle condizioni, pensate che il suffragio universale maschile è arrivato solamente nel 1919, l'apertura del suffragio politico è del 1912 con Giolitti, eccetera, soprattutto perché era una situazione per la quale si prefigurava tra sociocentrismo e statocentrismo un conflitto senza soluzione, a meno che non si arrivasse a pensare lo stesso significato della concezione organica della società, perché il sociocentrismo cattolico aveva il fondamento di considerare la società un organismo e non un insieme di individui, come era secondo, o com'è ancora, secondo la concezione liberale. L'insieme di individui è quell'insieme che ha un rapporto diretto tra l'individuo e le istituzioni dello Stato. La concezione organicistica è la concezione per la quale la società nel suo insieme, come organismo che si appoggia, si contrappone, confligge, va d'accordo con l'apparato statale. Ora, questo conflitto sarà irrimediabile, secondo Sturzo, se non cambiando la concezione organica.
non mettendola da parte, ma cambiando. Allora, secondo Sturzo, la società non è un blocco statico, bensì si definisce e si articola in quello che lui chiama le forme sociali, naturali e artificiali, dalla famiglia alla Chiesa, agli interessi costituiti, agli interessi economici, agli interessi territoriali. Ognuna di queste forme sociali nella visione sturziana, ciascuna a fini propri, queste forme sociali vivono, operano e si sviluppano nella storia. Cioè, da un lato sono soggette a continui conflitti interni ed esterni, quello che Sturzo chiama il dinamismo della lotta, e dall'altro si evolvono in ineliminabile rapporto con le istituzioni. Lo stesso Stato, finirà per precisare Sturzo, è una particolare forma sociale che ha propri fini, ha dei fini regolatori e dei fini di ordine. Una forma espressa dalla società è che ha il fine appunto dell'organizzazione politica della società, queste sono parole di Sturzo, cioè di garantire l'ordine così come si costituisce liberamente nella società e di difenderlo. Questo è lo Stato. Garantire l'ordine e difendere l'ordine, questo è lo Stato, che non è solamente l'ordine pubblico, è l'ordine del sociale, l'ordine delle relazioni, l'ordine economico, l'ordine delle concorrenze, tutto questo ordine qua. E perché tutto il resto, l'etica, gli indirizzi, le volontà, le start-up, come si dice adesso, sono robe della società. Lo Stato non ha funzioni di far crescere la società, ha la funzione di regolare la originarità della società. Ora, questa idea qua, Sturzo, secondo me, la matura abbastanza in fretta, la matura già a fine secolo, dopo la Rerum Novarum, e non a caso, e questo secondo me è lo stile con cui lui affronta la prima esperienza, che era l'esperienza amministrativa, perché Sturzo è diventato un segretario di un partito nazionale, ma ha fatto la trafila, non è stato chiamato, come avviene adesso, da un leader perché è amico di merende o di cene o roba del genere. Lui era un uomo che ha fatto l'amministratore, ed è stato amministratore, prima prosindaco di Caltagirone, ed era prosindaco perché era sacerdote, quindi non poteva essere sindaco, ma era praticamente il sindaco. Come raccontavo io l'altro giorno, quando è venuto il nostro amico, il presidente dell'ANCI, fu anche vice segretario dell'Associazione Nazionale Comunitaria, perché non poteva fare il segretario, perché diventava una figura pubblica, e quindi lui è stato il vice, tutta la vita il vice, guidando poi tutto quello che ha fatto. E soprattutto queste sue concezioni, secondo me, di evoluzione del sociocentrismo, dell'organicismo, che sono concezioni che a mio modo di vedere, ma qui il discorso diventerebbe molto lungo, derivano, diciamo, da una parte, da una direzione della cultura politica cattolica che a mio avviso è la direzione rosminiana. Per cui la storia, secondo Rosmini, è la storia del farsi della libertà attraverso, della libertà e dei diritti attraverso la storia degli uomini. Questa, secondo me, è un nucleo fondamentale della concezione rosminiana. Voi sapete che Rosmini era praticamente interdetto alla lettura dei cattolici, ma mi hanno raccontato a Caltagirone che in un anfratto della casa di Sturzo hanno trovato una specie di armadio a muro, un po', hanno trovato le opere di Rosmini, quelle opere che non si potevano leggere, quindi l'uomo, Sturzo era un curioso. Era una persona che leggeva di tutto, da Stuart Mill agli economisti, Padre Liberatore, eccetera, eccetera. Quindi lui aveva questa concezione di evoluzione dell'organicismo. All'interno di questa evoluzione del modello sociale, Sturzo indovina quello che secondo me è stato la grande invenzione della
contemporaneità politica occidentale. Cioè lui intuisce ruolo e funzione del partito politico. Pensate che non lo intuisce come uno studioso, come Mikkels, come Ostrogoski, cioè questi studiosi del partito tra fine 800. Lui lo intuisce come prete cattolico, cioè avendo di fronte una, o alle spalle una platea nazionale di persone che erano antipartitiche. Pensate, anche Rosmini aveva scritto contro i partiti, perché il partito dà l'idea della parzialità, della divisione, eccetera, eccetera. Anche Taparelli d'Azeglio era contro, il gesuita Taparelli, era contro i partiti. Sturzo dice che incarnare la dinamica, una visione organica dinamica, significa intuire, cioè predisporre la possibilità della nascita di un partito cattolico, di un partito. E a cosa serviva un partito cattolico? E innanzitutto per superare le grandi, in Italia, le grandi pregiudiziali post-risorgimentali. Quella legata alla questione romana, quella legata alla prospettiva di un impegno politico nazionale. Erano i grandi pregiudiziali che avevano impedito ai cattolici di fare politica. La pregiudiziale della questione romana e la pregiudiziale dell'impegno politico nazionale. La soluzione della prima, cioè la soluzione della questione romana, non era nella diretta potestà del partito cattolico. Essa, peraltro, non era stata risolta fino ad allora, siamo agli inizi del Novecento, prima della Prima Guerra Mondiale. Sturzo dice, abbiamo tanti clericali, clericali di cui ci ha parlato, ci ha letto il nostro lettore prima, abbiamo tanti clericali, ma questi clericali non hanno risolto la questione romana. Non è che star dietro alla questione romana abbia portato un qualche vantaggio alla soluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa. La soluzione della questione romana, con tutti i suoi complessi risvolti giuridici e spirituali, andava vista, come dice Sturzo, come punto di arrivo di un cammino a noi ignoto. Ci arriveremo. Lui credeva che ci si arrivasse in un'altra maniera, poi si arrivò attraverso i patti lateranensi, eccetera. Si sarebbe arrivati attraverso l'evolversi storico della libera coesistenza tra dello Stato con la Chiesa. Invece, la soluzione della seconda pregiudiziale, cioè quella dell'impegno politico dei cattolici, era nella potestà stessa dei cattolici, secondo Sturzo. Cioè, lo potevano fare. Cioè, disse cattolici, ecco qui Sturzo fa quell'accenno che poi rimarrà sempre nelle caratteristiche, nel riconoscimento della figura di Sturzo, l'impresa del partito è l'impresa dei cattolici, dice Sturzo, sinceramente democratici. Cioè nella potestà di un partito che nasca dalla società per rappresentare gli interessi della società stessa, che ne assuma le esigenze di libertà e operi nelle istituzioni dello Stato senza mai identificarsi in esse. Partito Cattolico è un partito di uomini sinceramente democratici che si fanno portatori delle esigenze della società, operano nelle istituzioni senza mai identificarsi con esse. Si sarebbe detto in età democristiana che Sturzo visse, i sinceramente cattolici non possono essere in partito Stato. Infatti non andava d'accordo con i democristiani nel dopoguerra, perché lui predicò tutta la vita il non identificarsi con le istituzioni. E quindi il superamento della pregiudiziale avveniva soprattutto se si poteva creare un partito con un programma sociale che fosse, cito da Sturzo, vitale, moderno, combattente e che ha vie precise e finalità concrete. Vitale, moderno, combattente che ha vie precise e finalità concrete. Questo è un prete che parla.
È un prete nei primi 10-15 anni del secolo scorso. Qua parla di combattimenti, qua parla di finalità precise e concrete. Se voi pensate, immaginate cos'era la spiritualità cattolica italiana nel primo quindicennio del secolo, secondo me ci sono dei tratti di eccezionalità. Ma perché? Un cattolico deve prevedere di avere al suo interno un partito cattolico, deve avere dei combattenti che abbiano idee concrete e precise. Perché nella società, nella sua organicità, contiene i conflitti. E Sturzo non ha mai creduto che i conflitti potessero risolversi con le prediche. Non ha mai creduto che i conflitti avessero una loro naturale predisposizione al comporsi. I conflitti vanno gestiti. In ordine a che cosa? Quello che garantisce l'opera cattolica è la gestione in ordine a dei fini che siano fini generali, di bene comune. Questo è il discorso sturziano. Non rifiutare o pensare che non esista il combattimento, ma che il combattimento serve in ordine a dei fini. Quindi tu combatti, ma non per il tuo interesse contro l'altro, ma perché il tuo interesse e l'altro possibilmente insieme arrivino a dei fini comuni. Questa è la storia quotidiana, è la storia della vita, della politica. Per questo Sturzo non riesce a ritrovarsi in quello che fu chiamato, lui chiamò, diceva prima, il clerico moderatismo. Perché il clerico moderatismo significò in una certa stagione della storia italiana un fenomeno importantissimo attraverso il quale passò una fior di classe dirigente cattolica e significava per Sturzo una subalternità a un modello che non era il modello sociale di cui i cattolici erano portatori. Sono stato da coloro che hanno un po' studiato anche la vicenda spirituale di Sturzo in un periodo specifico della sua vita, cioè quando era segretario del partito, e in cui veramente far crescere la spiritualità era proprio difficile, avendo, credo, dalle 15 alle 18 ore di impegno quotidiano Sturzo di lavoro, non essendoci telefoni, non essendoci niente di tutto, di quell'agevolazione si scriveva, si parlava, no, il telefono c'era, però con un uso molto diverso da quello che ne facciamo noi. Ebbene, quest'uomo qua ovviamente ha fatto il prete, prima di tutto, e quindi i suoi atti di devozione, dalla messa ai suoi piccoli ritiri spirituali, ma è stato un prete crocifisso, cioè lui si è sempre chiesto, è giusto che io faccia questo? È che non stia nelle campagne di Caltagirone, anche in una parrocchia di Roma o dovunque, a far dell'altro. È di questo che ha bisogno di me, il mondo. Per cui capiva di essere importante. Era mica stupido. Stava per diventare il segretario nazionale del Partito Popolare ed è molto bello, questa è una storia che sapete forse tutti, che nella notte del 17 dicembre 1918, quando da una piccola riunione, quella che si chiamava piccola costituente, costituita da un gruppo di amici e guidata da Sturzo, usciti da questa riunione, in cui poi praticamente prese il via il Partito Popolare, lui andò nella chiesa, nella Basilica dei Santi Apostoli di Roma, dove sì, c'era l'adorazione del sacramento, quindi era aperta anche di notte. A quei tempi là non rubavano facilmente, quindi almeno in chiesa. E per unirsi appunto all'adorazione notturna del sacramento. E Sturzo scrive lui, nella sua preghiera ripercorse tutta la tragedia della mia vita, tutta la tragedia della mia vita. Egli si sentiva consapevole che un prete come lui era un'eccezione, ma era anche convinto che nella nuova situazione creatasi nel paese, nel mondo cattolico, un prete, scrive Sturzo, non usciva dalla sua missione precipitando nella politica. Non si esce dalla missione di prete se si fa la politica. Lui, ecco, poveretto, deve anche autogiustificarsi. Non si esce.
Ma ricordava, questo è un segno tipico del modello di spiritualità sturziana. Nulla avevo mai domandato, nulla cercato, ero rimasto semplicemente un prete. Accettai allora questa nuova carica di capo del Partito Popolare con l'amarezza nel cuore, ma come un apostolato, come un sacrificio. E c'è da credere. C'è da credere, innanzitutto perché erano confidenze che lui faceva a se stesso, quindi c'è una fonte primaria. Ma c'è da crederci perché se uno, io per quel poco che ho potuto esaminare in quegli anni, carteggi sturziani, è chiaramente una vita assolutamente sacrificata a delle cose più alte. Allora, cosa significa l'esperienza politica di Sturzo come segretario? Poi accenderemo rapidamente alla fine. L'esperienza del Partito Popolare significa una cosa fondamentalmente. Trasformare lo Stato liberale al bene comune per renderlo agibile all'azione libera degli individui e delle forme sociali, sia sul piano verticale delle istituzioni, ecco la novità, sia sul piano orizzontale della realtà, degli interessi economici, amministrativi e territoriali. Perché Sturzo è stato uno dei padri dell'autonomismo italiano, uno dei teori, dei grandi teorici del regionalismo. Dicono del federalismo, io non sono d'accordo, ma sono, diciamo dell'autonomismo in generale, dell'autonomismo cattolico. E per far questo, ecco il politico, la mentalità politica di Sturzo, combattente, per arrivare a quest'idea qua di trasformare lo Stato e di mettere in moto la libertà, bisogna combattere. E contro chi bisogna combattere? Bisogna combattere contro i blocchi di potere che ci sono adesso, cioè quei blocchi che impediscono alla società di arrivare, di ottemperare questi fini qua. E qual è il blocco che impedisce? È ovviamente il blocco della classe dirigente. E qual è la strada non bellica, diciamo, non armata per arrivare a questo? Fare il partito. Ma per fare il partito cosa ci vuole? A parte convincere la gente, ci vuole una riforma elettorale. Perché con la riforma maggioritaria uninominale la classe dirigente si autoselezionava, o la selezionavano in parte i prefetti del ministro della malavita, di Giolitti, no? Come lo chiamò Gaetano Salvemini. Allora ci vuole la prima grande battaglia che il Partito Popolare fa. E che io ho studiato particolarmente perché mi appassiono molto da giovane, fu la battaglia per la proporzionale, che Sturzo seguì giorno per giorno, relatore per il Partito Popolare, tra l'altro era un deputato parmense, Giuseppe Micheli, e quindi io ho tutto visto, tutti i carteggi quotidiani con cui veramente gli faceva lezione, era un noioso. Avere a fianco Sturzo, ragazzi, deve essere stata una cosa terribile. Giorno per giorno gli facevo lezione, cosa doveva fare, cosa doveva dire, quali esempi doveva portare, eccetera, eccetera. Perché lui non c'era in Parlamento. Anzi, lui era quello che come lo definì Giolitti, quel pretuncolo, un pretuncolo adesso con una fresetta a fianco, no, bizzofazioso, una cosa del genere, un pretuncolo. Cioè, che significa un pretore? Uno che non è nell'arena parlamentare, uno che è fuori dall'arena parlamentare, pretende, ecco l'idea, da fuori dall'arena parlamentare di condizionare. Che cos'è questa cosa qua dal punto di vista dei sistemi istituzionali? È il nuovo ruolo del partito, il partito rispetto alle istituzioni. Il segretario del partito è il deputato, questa è la dinamica su cui si discute ancora oggi. Sapete, Renzi, uno degli attacchi più forti che ha è che insieme è segretario del partito e presidente del Consiglio. E qua ci sono due scuole di pensiero, una scuola di pensiero anglosassone, che è la scuola che divide i due ruoli, e la scuola di pensiero francese o germanica che... no, la scuola anglosassone unisce i due ruoli, è la scuola francese e tedesca che li vede divisi. E in Italia,
giocoforza, perché lui era prete, non era deputato, lui era semplicemente solamente cosa. Poi naturalmente non sarebbe mai diventato, come capita in Italia, presidente del Consiglio senza essere deputato, anche perché il re si sarebbe sognato di chiamare Sturzo a fare, anche se con Sturzo doveva avere a che fare. Certo che doveva avere a che fare. Doveva a che fare molto, tanto che poi a Sturzo fu imputato del fatto che Mussolini arrivò tranquillamente al potere. E perché? Vi dico queste cose qua che poi sui libri di solito lo sento. Fu una cosa molto finita la prima esperienza di fatta, c'era la crisi, il biennio rosso, gli scioperi, il partito fascista montante, eccetera, eccetera. Allora l'idea non molto geniale di Vittorio Emanuele III fu quella di richiamiamo Giolitti. E allora lo statuto prevede che il re nomina il presidente, un po' come il presidente della Repubblica italiana nomina il presidente. Ma c'era un ma di alta scuola istituzionale. Secondo Sturzo non è più con la proporzionale il presidente o il re che può nominare il presidente del Consiglio, ma sono i partiti che indicano, le coalizioni dei partiti. Ma questo non l'ha detto mica solamente Sturzo. Io non so se Sturzo l'avesse detto, ma questa era la formula della Costituzione austriaca che aveva dentro di sé il sistema proporzionale. Quella Costituzione del 20 che era stata scritta non da me o da qualche professorino del cavolo dell'Università Italiana, ma da un certo Hans Kelsen, il quale diceva che con la proporzionale noi andremo sicuramente a dei governi di coalizione, non ci sarà più un partito dominante o una parte dominante come noi, avremo delle coalizioni. Allora, sono le coalizioni che devono indicare chi va a governare e chi non va a governare. Questa impuntatura, adesso io non giudico giusto, non giusto, eccetera, eccetera, è stata sempre liquidata, e soprattutto una certa politologia, Hermes, ma anche Maranini, eccetera, hanno addebitato a Sturzo che il suo veto a Giolitti abbia spianato la strada, perché Sturzo contava, era il segretario del secondo partito d'Italia, non è che fosse uno qualsiasi. Dicono, io non ci credo, che il suo veto... Perché non ci credo? Perché lo Stato italiano era già scretolato. Lo Stato che diventa poi uno Stato fascista era uno Stato che era uscito da una guerra con una lunga permanenza parlamentare, un Parlamento che era andato ben oltre nel tempo la legislatura normale. Ha vissuto uno stato d'eccezione lunghissimo come Parlamento, e il nuovo Parlamento innanzitutto ha ribaltato le posizioni, un nuovo partito, 100 deputati socialisti, c'erano difformità ideali, ideologiche, rappresentative molto grosse. Era un paese o che faceva una scelta forte per la democrazia e gli equilibri democratici, ma era un paese che non è stato in grado di fare questa scelta. Un segnale per tutti, Sturzo lo colse subito, nella conferenza di Parigi del 1925, quando era già in esilio, e Sturzo, pensate, credeva di andare in esilio e starci poco tempo, un po' di un anno, due anni, tre anni. Nessuno pensava, né lui non pensava davvero. E a Parigi, in una sala, credo, alla Cour de Cassation, credo, fece un famoso discorso e qui disse: guarda, ma il fascismo finirà, non ha cambiato lo statuto. Non ha cambiato lo statuto. Cioè, lo Stato era talmente dissoluto che non c'è stato neanche bisogno di cambiare la Costituzione. Lo statuto è rimasto fino al 46, con piccole variazioni interne che sono state messe, piccolissime variazioni. Ma Mussolini se ne è fregato, non serviva a niente, perché il vero statuto dell'Italia liberale non era lo statuto, era il codice civile, perché era il codice civile che regolava le relazioni. Lo statuto dava delle massime poi in gran parte disattese. Io ho un ragionamento che vado facendo spesso in questo periodo qua,
quando si tratta di difendere questo nostro istituto storico, è che noi dobbiamo essere molto fieri di questo istituto, perché questo istituto ha il nome ed ha avuto la proprietà di una persona che ha preferito farsi oltre 20 anni di esilio piuttosto che recedere dai suoi principi. Voi pensate un po', in un clima concordatario che inizia proprio all'inizio degli anni 20, con Mussolini che aveva la grande prospettiva concordata. Voi pensate davvero che se Sturz fosse andato da qualche parte in Vaticano, in qualche convento, a Milano, a Santa Maria dell'Angelo, Mussolini lo sarebbe andato a prendere, a disturbare? Io credo di no. Mussolini non avrebbe perso la grande direttrice della sua politica. Sturz non c'è stato questo patto qua. Sturz si è fatto in esilio, da solo, senza famiglia, facendosi accudire come poteva in una maniera durissima. Per fortuna, ha studiato molto, ha scritto molte cose. Quindi io tutto quello che ha scritto durante il fascismo ve lo risparmio, che è la parte teorica più importante. E l'unica cosa che posso dire, che dovrei dire, che forse sarebbe utile che voi approfondiste, è che Sturz, durante l'esilio, a Sturz negli anni 30, non sfuggì una cosa che poi è diventata molto importante nel secondo dopoguerra, che da parte degli europei antifascisti, uno dei motivi che si elaborò in maniera forte in vista della cosiddetta rinascita democratica era il tema della giustizia sociale. E che era un tema concorrenziale a quello dei totalitarismi dell'epoca, perché anche il fascismo era nato sul tema della giustizia sociale, corporativa, anche il comunismo, più di tutti, era nato. Allora si ragionava molto di come si possa arrivare in un sistema democratico a perseguire una realtà di giustizia sociale. E infatti Sturz stesso, proprio nel 1940, scrisse un bellissimo appunto, poi pubblicato in Politica e Morale, nel quale diceva che sì, certo, il modello di democrazia sociale è un modello che certamente riapparirà quando saranno caduti i regimi totalitari, e deve essere un modello fondato sulla libertà, cito da Sturz, sul pluralismo e sulla partecipazione al potere delle masse, per superare non solo i fascismi, ma anche lo stato limitato o minimo del fascismo. Quindi, da questo punto di vista, dal punto di vista generale, Sturz era d'accordo con questo clima antifascista che puntava alla giustizia sociale. Ma una cosa egli precisò sempre, fino alla morte, lui confermò sempre la necessaria dialettica che tutte le forme sociali dovevano avere con l'autorità statale. Solo un rapporto, secondo Sturz, garantito giuridicamente tra libertà sociale e sovranità dello Stato di diritto avrebbe potuto essere condizione e premessa reale della rinascita democratica. Il rapporto garantito giuridicamente tra la società e lo Stato. Quindi lui aveva ancora, possiamo dire, in senso liberale, una visione dualistica. Ma perché aveva una visione dualistica? Perché il modello monistico era il modello su cui si erano fondati i totalitarismi. L'identificazione della società con lo Stato era il modello del fascismo, del comunismo, del nazismo. Lo Stato, il partito Stato, era quel modello là. Allora Sturz dice, noi dobbiamo fare una società, se vogliamo fare una società democratica, noi dobbiamo tenere aperta la dialettica tra la società e lo Stato, perché se la congiungiamo in maniera socialistica, in maniera fascista, eccetera, eccetera, noi torniamo alle situazioni dei regimi. E in realtà questa è stata sempre la grande polemica che Sturz ha fatto nel dopo, lo riassumo in una parola. Se voi pensate a tutte le polemiche che lui ha fatto contro le partecipazioni statali, cos'era? Al fondo, alla stretta, gli articolacci terribili contro Mattei, tutte quelle,
cosa avevano al fondo della polemica? Al fondo della polemica c'era la paura distorsa che la società con i suoi interessi fosse inglobata dallo Stato. E quindi lo Stato divenisse insieme contro loro e controllato delle operazioni sociali, quindi dell'economia, della società e via discorrendo. Ella, ad esempio, in un articolo del 1947, mentre si stava facendo la redazione finale della Costituzione, ecco, tra l'altro si è sempre detto che Sturzo in fondo arrivato in Italia nel 46 non ha fatto niente, insomma, poveretto, era fuori dalla Costituente, era arrivato che il Papa non lo voleva perché era stato repubblicano, non lo voleva, temeva che la sua influenza fosse alta, insomma era arrivato. De Gasperi, grande amico, non è che fosse entusiasta, l'hanno trascinata per un poveretto, è arrivato con varie traversine. Ma quando è arrivato in Italia, Sturzo si è trovato un mondo, quindi era giusto aver paura di tutto. Se voi andate a vedere l'archivio custodito da quella signora là, vi accorgerete nella parte costituente è un mondo che si arrivò, ma non erano mica solo i democristiani, erano tutti, tutta la classe, e neanche solo la classe dirigente la classe dirigente prefascista, giovani e vecchi, al venerato maestro per chiedere consiglio. Quando si arriva alla fase finale dell'elaborazione della scrittura della Costituzione, giorno per giorno, passavano la scrittura a Sturzo e Sturzo metteva un visto sopra, va bene o non va bene, perché era una personalità di altissimo, e Einaudi gli chiedeva per favore cosa pensava, quindi un personaggio veramente molto grande. Il fondo, quando arrivò a scrivere, per confermare la tesi di prima, il suo rapporto tra società e Stato, la dialettica necessaria, il 4 marzo 1947 lui scrisse un curioso articolo e gli trovava che la stessa formulazione in prima stesura del primo articolo della Carta, cioè la Repubblica Italiana per fondamento e lavoro, peccava di una pericolosa astrattezza. Lo scrive pubblicamente, poi Sturzo, giornale, tutti chiedevano a Sturzo, poteva scrivere dove voleva, quando ha un pericoloso astrattezza ideologica, e scriveva, virgolette, per essere fondamento della Repubblica, il lavoro deve passare sul piano politico, il che potrebbe avvenire o nella formula corporativa o in quella comunista. E che significa? Significa esattamente quello che ho detto io. Se la dinamica sociale, lì dove si svolge il lavoro, viene assunta a livello statale, il rischio, non la certezza, il rischio c'è che noi abbiamo non lo Stato, ma lo Stato corporativo o lo Stato o Stato comunista. Questa è ovviamente una cosa mancava a Sturzo, perché questo lui faceva l'intellettuale, quello che tornava dall'esilio. E questo è stato anche un po' un difetto della classe dirigente tornata dall'esilio fascista. Lui non aveva vissuto di persona, l'aveva vissuto per lettera. Le tragedie dal 43 al 45 che ha vissuto l'Italia. Cioè lui non ha visto neanche il formarsi di quel mainstream organico che poi portò la Costituzione alla Costituente, alla Costituente della Costituzione. Lui non aveva visto le ragioni contingenti della lotta antifascista, della lotta antinazista. Lui queste cose qua le sapeva, ma non le aveva vissute. E allora questo discorso qua, inoppugnabile dal punto di vista teorico, il rischio diventa uno Stato corporativo o uno Stato comunista, dal punto di vista della percezione del momento era una cosa piuttosto, diciamo, piuttosto singolare. Le ragioni di tale dissenso derivavano, ancora una volta ho scritto io in un mio saggio, dal fatto che Sturzo credeva che lo Stato dovesse essere inteso unicamente come il garante dei rapporti sociali ed economici, che dovesse creare con le sue istituzioni, in primis con il governo e il Parlamento, le condizioni legislative dello sviluppo socio-economico.
lasciando alla libera iniziativa delle forze sociali ed economiche la gestione dei concreti processi economici. Vi ringrazio e buonasera.